cari fratelli e sorelle, benvenuti. Saluto il proposito generale di tutti voi. Sono contento di incontrarvi nel punto centenario della professione solenne di San Caetano da Thiene e dei suoi primi contatti. La storia dice che i teatini hanno avuto qualcosa con i gesuiti, io non ci credo. Era l'inizio del vostro istituto religioso, nato per praticare e promuovere la vita comune e il servizio di Dio verso i fratelli e per contribuire alla riforma della Chiesa attraverso la riforma di se stessi sul modello della prima comunità apostolica. Vi ringrazio e vorrei incoraggiarvi a continuare a camminare in questa triplice direzione, nel rinnovamento, nella comunione e nel servizio. Mi piace farlo prendendo spunto dal luogo in cui ci troviamo e dalle circostanze in cui i vostri fondatori vi fecero la loro professione. Primo il rinnovamento. I primi teatini non hanno professato i voti solenni in un edificio perfetto, completo, come lo vediamo oggi, ma praticamente in un grande cantiere. Tale appariva la Basilica della Vaticana nel 1524. Da tempo infatti si era messo mano alla graduale demolizione dell'antico edificio costantiniano, non più adatto alle esigenze del popolo di Dio, per costruire un nuovo. I lavori procedevano a rilento. I fondi erano scarsi e anche sui progetti non c'era piena chiarezza. Eppure ci si è messi all'opera perché la comunità cresceva e le strutture di prima non bastavano più. Fratelli, questa è un'immagine che ci aiuta a riflettere sulla necessità per restare fedeli alla nostra missione di intraprendere cammini coraggiosi di rinnovamento. È curioso, la fedeltà va rinnovata. Non può darsi una fedeltà che non si rinnovi. Rimanendo fondati sull'antico, sì, ma al tempo stesso pronti a demolire ciò che non serve per costruire nel nuovo. E questo docile sia lo spirito e fiduciosi nella provvidenza. Questo è il rinnovamento. La seconda cosa, la comunione. Come sappiamo, molti hanno lavorato a San Pietro, artisti famosi, abili artigiani, e una moltitudine di operai e manomani, uomini e donne impegnati nelle mansioni più umili, uniti nella stessa fatica per dar vita al nuovo edificio. E anche questo è un segno importante, una casa accogliente, infatti non si costruisce da soli, ma insieme in comunità, valorizzando il contributo di tutti. Rinnovamento, comunione e terzo punto la fabbrica. I progetti più belli non avrebbero portato a nulla se noi, le persone, rimboccandoci le maniche, non si fossero messe al lavoro.
e ogni proposito rimangano sterili se non ci si mette concretamente al servizio di uni degli altri, con umiltà, con la volontà spinta al sacrificio. C'era uno stato sacerdote con le molte opere di carità che ha promosso, alcune vive fino ad oggi, ma prima di tutto ce l'ha insegnato Gesù. Venuto un'ora di essere servito a servire e dare la vita. Ed è molto significativo che il vostro istituto sia nato proprio nella festività dell'esaltazione della Santa Croce. Cari fratelli e sorelle, quanto è bella questa basilica. Poi però guardiamoci l'un l'altro e ricordiamoci che l'edificio in cui ci troviamo è solo un simbolo. In realtà siamo noi. Personalmente e in comunità. 500 anni fa i vostri fondatori non hanno consacrato la loro vita a un cantiere di mattoni e di marmi, ma di pietre vive. Hanno consacrato la vita alla Chiesa, con la C maiuscola, la Chiesa sposa di Cristo, popolo di Dio e corpo mistico del Signore. E per il suo bene che ciascuno di loro ha speso se stesso fino alla fine, dando vita a un'opera che, dopo secoli di fedeltà, oggi è affidata a voi. Coraggio e avanti. Perciò invito tutta la famiglia teatina a abbracciare con gioia il giubileo odierno, propositi che rinnovamento di comunione e di servizio, sull'esempio di San Gaetano. Grazie, grazie tante per il lavoro che fate. Grazie.